Bene, eccoci, benvenuto al video 2, alla seconda lezione. Abbiamo visto nella precedente l'importanza della selezione di una zona e degli errori comuni che si possono commettere per chi non ha magari esperienza di scegliere quella dove ci si abita, oppure scegliere una zona dove costano tantissimo per far subito il botto, oppure scegliere zone un po' troppo di nicchia. Devono avere delle caratteristiche ben precise le zone di investimento per un aspirante investitore immobiliare. Stiamo parlando di costruirti le basi, di facilitarti il compito, quindi di presentarti da venditori che ti diano la possibilità, almeno un'alta percentuale di possibilità di concludere operazioni, di non essere sconfitto perché magari vai a cercare cose che per te sono un po' troppo avanzate. Quindi non ti sto dicendo che trattare un immobile a Portocervo o a Portofino o a Monte Carlo non vada bene, assolutamente. Con gli stralci immobiliari io sono praticamente ormai da anni che cerco un affare nella zona, nella vicina Portofino, perché comunque ha degli immobili veramente di pregio. Però sono ricerche d'altura, ma non sono la mia prima esperienza. Quindi la zona di investimento per un aspirante investitore è fondamentale. L'investitore si nutre all'inizio di successi, di risultati, di piccoli passi, mentre tende ad abbandonare quando non ha riscontro. E spesso abbandona non perché non ha riscontro, ma perché proprio non sa minimamente come comportarsi e quindi gira a vuoto senza una strada da seguire, quindi senza una tecnica. Se entrerai, probabilmente ne entrerai appresto anche tu, nel livello top dell'Academy Gold, Silver e VIP, basterà seguire il piano d'azione lezione per lezione. E attenersi a quello, quindi senza avere immaginazione e creatività, basterà replicare le mie performance. Quindi ti scriverò tutto quello che devi fare oggi, domani e dopodomani. Ma per la selezione della zona di investimento, segnati questi punti importanti perché da subito in questa lezione incomincerai a lavorarci su. Deve essere una zona popolare e residenziale. Se abiti in una città, in una grande città, hai fatto bingo, non devi neanche stare ad ammazzarti, dovrai solamente selezionare determinati quartieri della tua zona. Ma se abiti in una zona che non rispecchia queste caratteristiche, quindi abiti in una zona troppo turistica o troppo isolata, una zona dove si va a sciare, una zona dove si va solo al mare o solo al lago, o, insomma, o dove ci sono solo delle terme, insomma, zona per turistiche, non va bene per iniziare. Deve essere popolare e residenziale. Questo è veramente obbligatorio. Quindi puoi subito capire se ci sei vicino oppure se ti dovrai spostare. Non deve essere, quindi al suo interno, non devi trattare quartieri ultrapopolari o zone super lussuose. Ad esempio, a Genova, dove opero io, ci sono quartieri ultrapopolari che io non tratto e quartieri anche super lussuosi che io adesso tratto, ma quando ho iniziato non potevo trattare perché io investivo in determinate tecniche che non permettevano, insomma, di avere a che fare con venditori troppo ricchi in questo caso o con venditori troppo popolari. Devono avere almeno 35.000 abitanti, meglio se 50.000. Quindi il range di abitanti deve essere tra 35 e 50.000 abitanti, perché devi avere un po' di numeri di contatti, che significa almeno una buona percentuale di avere appartamenti in vendita. Quindi un buon numero di immobili in vendita e soprattutto anche gli abitanti, se sono 50.000 è ancora meglio. Non devono superare i 50.000 perché poi diventerà difficile studiarla, perché ricordati che non puoi comprare casa poi senza conoscere i prezzi, lo vedremo nei prossimi video, ti darò alcuni piccoli segretucci e consigli, ma non, quindi devi stare in un range logico da 35 a 50.000 abitanti e cominciare poi a studiare a memoria questo quartiere selezionato. Quindi, se non ci abiti vicino, se non ci sei proprio vicino, dovrai fare qualche chilometro. Conosco corsisti, li potrai anche conoscere nel gruppo Academy riservato, quello dove ci sono proprio investitori che fanno vedere le loro operazioni, che fanno molti chilometri per poter andare a concludere operazioni immobiliari. Io sono fortunato, essendo a Genova, ce l'ho, tra virgolette, sotto casa, anche se la mia zona di investimento, il quartiere, non è proprio vicino. Se tu dovrai fare 20-30 km, ricordati che è una tua scelta. Se vuoi investire in immobili e raggiungere la libertà finanziaria attraverso questo business, devi lavorare all'inizio in una zona che sia almeno di 35.000-50.000 abitanti. Meglio se in una città, però se già abiti in un paese di 50.000 anime, va benissimo lo stesso, lo potrai trattare.
non deve essere isolata. Quindi per raggiungere la città più vicina o il paese più vicino, magari devi fare 15 km. Questo non è consigliato, quindi non deve essere isolata, ma ben collegata con altre realtà. Non deve essere quindi turistica. Attenzione, si fanno affari anche nelle zone turistiche, ma per iniziare non deve essere turistica. Quindi questo è molto importante. Ricordati che se riesci a capire subito se la tua zona di competenza rispecchia queste caratteristiche principali, sei già a buon punto per poter poi procedere al passaggio successivo. Sicuramente ti sarai iscritto al gruppo riservato Facebook Diamond, quello lì aperto a tutti, quello che abbiamo inaugurato da poco, quindi puoi subito intanto entrare nel gruppo e come di buon costume presentarsi e dire insomma quali sono i tuoi obiettivi. E poi mettere il risultato. Ciao ragazzi, la mia zona in questo momento ha queste caratteristiche, ad esempio è isolata, è turistica, è di nicchia, cosa mi consigliate? La zona più vicina, ad esempio, dista a 30-40 km, però ce n'è un'altra ancora più vicina che dista a 20 km, si chiama così, si chiama colà. Diamo la possibilità a te di avere i consigli da parte anche mia, soprattutto, e di tutti gli altri membri, perché probabilmente nell'Academy Diamond ci sarà poi su invito anche del personale, dei membri dell'Academy Superiore Group, che verrà magari volentieri a dare anche qualche consiglio, e quindi lo vedrai perché sarà segnalato poi come moderatore. Quindi mi raccomando, se in questo momento hai tempo, un'oretta per selezionare la zona di competenza e capirla, bene, la puoi condividere sul profilo Facebook, puoi anche mettere delle fotografie della zona, puoi fare quello che vuoi. Il gruppo Academy Diamond è un gruppo dove si condivide qualsiasi cosa inerente al settore immobiliare e alla tua giornata dedicata agli investimenti immobiliari. Anche se sei stato tutto il giorno in casa a selezionare la tua zona di competenza, hai fatto un'attività dedicata al tuo business, quindi è un'attività preliminare. Condividila nel profilo Facebook per avere dei feedback, delle critiche alla zona, magari da parte di persone che magari hanno più esperienze di te. E intanto ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Franco!